in compagnia di Gio Di Sarno, che è una cantante, un artista che ha allietato questa serata con dei virtuosismi molto, molto belli e peraltro della tradizione napoletana. Essendo napoletana, veramente vesuviana, ci tengo a precisarlo, non posso altro che cantare questo, canto anche altre cose, però quando sono nei posti così un po' improvvisati mi chiedono per forza una canzone napoletana e non mi posso tirare indietro. Questa cosa, questa sottolineatura vesuviana, perché abbiamo si è sfiorato l'argomento delle identità culturali e anche il discorso insomma un po' di razzismo e così via, quindi diventa, tu hai anche detto qualcosa riguardo appunto anche a Napoli, c'è questo tipo di discorso. C'è ovunque, poi io siccome sono tanta mi sento sempre un po' di troppo, quindi lascio agli altri il posto, nel senso che tutti dicono che sono del Vomero, il Vomero è un posto piccolo, non possiamo essere tutti del Vomero, quando dici di dove sei dicono di Napoli e io loro dico del Vomero, sì sì sono del Vomero, chi conosce Napoli sa che il Vomero è insomma, un quartiere piccolo, quindi non è possibile essere tutti del Vomero, come non sarebbe possibile essere tutti dei Parioli, no? Quindi io sono vesuviana, poi la zona vesuviana è una bellissima zona, non perché ci sono nata io, a parte il Vesuvio c'è una terra fertile, il Vesuvio si vede da Napoli, ma in realtà è nostro, è di noi vesuviani, e i prodotti... sono i prodotti da mangiare sono più buoni perché abbiamo un terreno fertile, le persone hanno una stazza particolare, quindi credo che la zona vesuviana sia sottovalutata per chi non la conosce, quindi io sono orgogliosamente vesuviana. Sì, e poi tu comunque sia hai fatto un viaggio verso nord, se possiamo dire, la prima grande città del nord, a nord di Napoli è Roma, e qui tu lavori e fai delle cose. Allora, prima si arriva a Caianiello, si dice che prima la prima frontiera. Io sono andata prima a Milano, ero molto giovane, sono andata a Milano, non mi sono trovata bene, perché ero proprio giovane, non avevo capito bene, non avevo preso bene le misure, quindi Roma in qualche modo è più simile a Napoli, poi parliamo di molti anni fa oramai, quindi sono stata un immigrante e da lì poi proprio dalle mie esperienze personali mi è venuto in mente questo programma che conduco a Radio Italia anni 60, il martedì alle 17 appunto l'immigrante. Qualche cenno diciamo di che si tratta, che cosa fa in questo programma? In realtà intervisto persone che vivono a Roma ma non sono di Roma, come me o anche di altri paesi, e quindi si affronta intanto la problematica proprio di andare in un'altra città e conoscere persone diverse, oppure il fatto di creare e cercare persone del proprio paese, no? E ti vai a cercare le persone che hanno le tue abitudini. La prima cosa che fai quando arrivi cerchi il paesano. E come si faceva, come facevano i nostri quando andavano in America, cercavano il paesano per capire come... L'elite il Napoli, l'elite il Palermo. Come fanno adesso, che ne so, tutti i filippini stanno assieme, i rumeni stanno assieme. Poi adesso noi diciamo, cerchiamo di essere, come dicevamo prima, interculturali, ma poi non è così, perché io dicevo prima, se su un pianerottolo non ci troviamo, figuriamoci come possiamo trovarci con altre culture, altre religioni, altri modi di pensare. Ci vorrebbe tanto buonsenso, che spesso non c'è. Sì, infatti il pianerottolo che tu evochi e il condominio, io penso che sia veramente, già l'ho detto anche altre volte, la misura della civiltà dei popoli, cioè l'amministrazione degli spazi condivisi, tremendo. E ovviamente ci sono poi gli attriti perché si vanno in contatto con storie, vicende, culture. A Napoli come sono i pianerottoli? Allora, io sono figlia di contadini, sono nata in campagna, ho una dimensione tutta mia, però c'è il confinante, nonostante uno abbia ettari e ettari di terra, c'è quel confinante, a volte andavano, piantavano questi alberi col fusto importante proprio a ridosso del limite, no? Del confine, e quindi c'era, addirittura mi ricordo che con mio padre tiravamo col fil di ferro le noci o le nocciole, perché prima perché non voleva dare il raccolto al vicino e viceversa, ma poi perché se hai un temporale oppure un ramo secco cadeva dall'altra parte succedeva il finimondo, ma questo con tutti i confinanti, anche se erano parenti peggio. Io mi ricordo quest'albero di ciliegio che era questo fusto che era come me tanto, perché ero piccolina, quindi mi ricordo questo ciliegio ed era messo proprio al limite e io dicevo sempre, ma come hanno fatto a mettere questo coso? Allora mia mamma diceva no, perché poi nonno quando ha diviso si è trovato là, ma secondo me no, è stato proprio piantato con quell'intento di litigare.
si semina zizzania letteralmente. Esatto. Grazie a Gio Di Sarno e con bocca al lupo per tutta la sua carriera, anche artistica, diciamolo, tu fai anche, al di fuori della radio, fai anche esibizioni, fai anche spettacoli. Certo, il mio lavoro è questo, sono una cantante, cantautrice, spesso sono a teatro con gli spettacoli o insomma dove capita. Grazie ancora.